Cheddu, vengo da Cagliari per appoggiare la lotta per salvare il nostro ospedale di Muravera. Ho vissuto a San Vito quando ero bambina e ho vissuto per 2 anni a Castiavas quando ero bambina. Ho un affetto particolare, ma a prescindere dagli affetti dei luoghi dobbiamo salvare le nostre strutture ospedaliere. Perché qui ci sono ospedali che chiudono e ospedali che aprono. Gli ospedali che aprono sono l'ospedale del Qatar a Olbia. E per aprire quell'ospedale hanno sacrificato le strutture sanitarie e gli ospedali piccoli dei nostri territori che sono indispensabili. I soldi la Regione Autonoma della Sardegna li ha trovati per il Qatar. Dicono che il Qatar porterà 1.200.000.000 di razionati in 10 anni, ma il Qatar diventa padrone dei nostri beni. Non dicono che dal bilancio regionale dei territori ogni anno noi pagheremo 58 milioni, che dopo 10 anni è oltre 500.000.000 a fondo perduto. La smettano di fare demagogia e dicano le cose come stanno. Il Qatar ha 2 posti in cardiochirurgia, 2 posti letto, lo dico da medico questo. La neurochirurgia 2 posti letto e la chirurgia vascolare ancora 2. Per chi sono quei 2 posti letto a Olbia che ci costano oltre 500.000.000 in 10 anni? Per chi? Per chi? Il bilancio della Regione Autonoma, il 50%, viene dissipato nella sanità sarda. Chi se li mangia? Chi? Non certo per sostenere i nostri ospedali, lo dico da medico, perché non si, i piccoli presidi dei nostri piccoli centri a cui fanno capo poi vasti territori non possono essere chiusi, perché le distanze in Sardegna non sono le stesse distanze lombarde. Da noi per arrivare, per partire da Muravera e arrivare a Cagliari, uno arriva morto, non ci arriva. L'elisoccorso, ma quando l'hanno attivato, non esiste. Per cui, per farla breve, difendiamo i nostri presidi sanitari nei territori tutti insieme e mi raccomando, appoggiamo anche l'Anusei per il suo ospedale e per il tribunale, se no sarà far west nel sud-est dell'isola, sarà far west. Complimenti ai sindaci, un grazie grande, tutti a Cagliari, deve essere il doppio della gente, io sarò con voi, grazie. Grazie.